È il derby numero 57, penultima di andata, sfida per il secondo posto, ma tra biancorossi e rossoblù non può essere solo questo, un match che va indubbiamente oltre. Scelto la maceratese del presidente Alberto Crocioni, subito è la direttore di gara, ancora Jacoponi, il sinistro, respinta di dentro per Papa, è buono il... l'assist di petto per Massini, ha il tempo per il traversone, lo effettua, attenzione c'è il gol, l'autogol clamoroso, maceratese in vantaggio, il gol di Sberilli, l'autogol di Sberilli su cross di Mariani, esattamente come con il Potenza Piccera, da un traversone al cianuro di Mariani, è arrivata una deviazione difettosa, anzi si tratta di Galdenzi, scusate, dentro Galdenzi con il numero 20, parte il suo lob, colpo di testa di Campana, poi va giù Rapagnani, tutto regolare, attenzione, e c'è il gol, si alza la bandierina del guardaline. Campana allontana, Franco, il destro, attenzione, Giustozzi, evita un beve, si beve Smerilli, ancora Gabaldi, il traversone, Castellano, è il gol del 2-0, Castellano, in mezzo alla vesciata sul traversone di Gabaldi, bellissimo! Un gol straordinario di Castellano, davvero delizioso. Castellano! Miramontes dentro, esce male qui Giustozzi e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Civitanovese. Questa volta... dagli 11 metri, Pistelli, e c'è il gol del 2-1. Adami, colpo di testa per Postacchini. È finita, la maceratese vince il 57esimo derby. 2-1 con l'autorete di Smerilli e il gol di Castellano. Matteo Gentili, cuore biancorosso, va a esultare sotto il settore occupato.